Non c'è dubbio che una delle domande più tipiche che un consumatore può fare a un professionista, riguardo agli oli essenziali è che cos'è un olio essenziale. La domanda è più che lecita perché a differenza di altri preparati che tipicamente troviamo sui banchi delle erboristerie o delle farmacie, come ad esempio le tisane o le tinture madri, tinture idroalcoliche, gli oli essenziali sono un oggetto forse un po' più misterioso, anche se negli ultimi anni si ritrovano sempre più spesso appunto in erboristeria e in farmacia. Ma come dicevo, la domanda è più che lecita e non è detto che la risposta sia così semplice come potrebbe forse apparire a prima vista. Possiamo ad esempio tentare di descrivere gli oli essenziali dal punto di vista chimico. Allora potremmo dire che gli oli essenziali sono una miscela complessa di molecole organiche e potremmo magari scendere nel dettaglio dicendo che queste molecole appartengono nella maggior parte dei casi ad una sola classe chimica molto specifica, quella dei terpeni, ma che a volte gli oli essenziali contengono anche delle molecole appartenenti ad altre classi chimiche, per esempio ai fenilpropanoidi, oppure alla classe di composti contenenti una molecola di azoto o una molecola di zolfo. E questa sarebbe sicuramente una descrizione, veritiera. Utile perché ci dice qualcosa sulla chimica degli oli essenziali e quindi ci dice anche potenzialmente qualcosa sulle attività che questi oli essenziali possono avere, però è anche una descrizione troppo ampia perché io trovo anche altri prodotti nel mondo dei prodotti naturali che contengono dei terpenoidi o dei fenilpropanoidi e quindi certo è una buona descrizione, non è forse una buona definizione. C'è un altro modo di descrivere o definire gli oli essenziali che è quello di parlare della loro provenienza, perché abbiamo detto che sono una miscela complessa di molecole, ma non abbiamo detto da dove esse provengano, anche se è abbastanza ovvio, provengono dalle piante, però potremmo approfondire il discorso e dire che gli oli essenziali sono una miscela di sostanze prodotte dalle piante aromatiche, e infatti la loro caratteristica è di essere profumate. A vari scopi di tipo ecologico, quindi le piante possono produrre per proteggersi da degli agenti patogeni oppure per allontanare gli erbivori che vogliono cibarsene oppure attirare gli impollinatori che le sono fondamentalmente utili per impollinare altre piante della stessa specie o anche di attrarre i consumatori di frutti, magari erbivori di grossa taglia, che poi daranno una mano alla pianta a disperdere i propri semi. E questa sarebbe sicuramente una descrizione molto interessante perché, e anche molto utile perché ci dà delle indicazioni sulle possibili, di nuovo, attività degli oli essenziali, perché certamente possiamo fare, dei ragionamenti sul fatto che se la pianta li produce per difendersi da degli agenti patogeni, può darsi che gli oli essenziali possano essere utili anche all'uomo per difendersi da agenti patogeni simili. Quindi sicuramente una buona descrizione, ma di nuovo non è proprio una definizione stringente, perché? Perché in realtà quello che io trovo dentro questa boccettina, quello che io chiamo infatti olio essenziale, non è la stessa cosa che trovo all'interno della pianta. Cioè, prendere l'olio essenziale della pianta non significa entrare magicamente nella pianta e togliere l'olio essenziale che è lì stoccato giusto per il nostro utilizzo. In realtà la pianta produce molte molecole profumate, alcune di queste sono volatili e quindi io le ritrovo qua, perché come vedremo gli oli essenziali si ottengono nella maggior parte dei casi per distillazione in corrente di vapore, ma alcune molecole sono troppo grosse, hanno un peso troppo elevato e non sono volatili, quindi pur essendo profumate rimangono all'interno della pianta. Quindi l'olio essenziale contiene meno molecole, diciamo, aromatiche di quelle che sono contenute nella pianta e contemporaneamente ne contiene di più o comunque di diverse, perché cosa succede quando io distillo una pianta aromatica? La distillazione avviene a temperature elevate, normalmente intorno ai 100 gradi centigradi e con la pianta a contatto con l'acqua. E noi sappiamo dalla nostra chimica delle superiori che acqua e temperatura elevata in presenza di molecole può dare origine a dei fenomeni di degradazione delle molecole stesse, quindi in questo caso un fenomeno di idrolisi. L'acqua, che è un ottimo solvente, diciamo, penetra all'interno del, della
delle molecole e o le modifica, ne modifica la struttura chimica, e cambiandone quindi la natura, o addirittura rompe delle molecole, rompe due molecole che sono collegate assieme, e quindi creando, come dire, facendo sì che nel prodotto finale vi siano delle molecole o che non erano presenti inizialmente nella pianta o che erano presenti ma in una forma, diversa. Due esempi più classici sono, l'olio essenziale di camomilla o anche di Achillea millefolium, che, quando vengono distillati hanno un bellissimo colore blu profondo, blu inchiostro. Ora, questo colore è dato dalla presenza di una molecola che si chiama camazulene, che è un cromoforo, cioè un pigmento, dà la colorazione blu o verde, a seconda delle piante, all'olio essenziale. Ma questo cromoforo non è presente nella pianta, non è presente fra le molecole che facevano parte del corredo della pianta stessa. Nella pianta c'è un'altra molecola che si chiama, per esempio, matricina e che non è colorata. Ma durante la distillazione, la temperatura elevata e la presenza di acqua fanno sì che questa molecola venga trasformata e diventi il camazulene che noi riconosciamo come indicativo, per esempio, della qualità di un olio essenziale di camomilla. Un altro esempio invece è l'olio essenziale di wintergreen, ricavato da una pianta del sottobosco del Nord America che si chiama Gaultheria procumbens, e che se io distillo tal quale, se io prendo la pianta e la distillo, ottengo una resa bassissima di olio essenziale ed anche non particolarmente interessante. Ma se io prendo questa pianta e la faccio macerare per circa 24 ore in acqua tiepida prima della distillazione, poi quando la distillo ottengo una resa molto elevata e un olio essenziale che è composto per il 98-99% da una sola molecola, il salicilato di metile, che è una molecola molto interessante, con anche alcuni aspetti, diciamo, di rischio perché è una molecola tossica, ma sicuramente interessante dal punto di vista antinfiammatorio. Cos'è successo? È successo che nella pianta io avevo questa molecola, il salicilato di metile, legato a una molecola zuccherina, tale da formare quello che si chiama un glicoside, in questo caso la gaulterina. Così com'è la gaulterina non è distillabile perché è troppo grossa, ha un peso molecolare molto elevato e non si distilla se non in quantità molto ridotte. Ma se io macero la pianta per un certo numero di ore, cosa faccio? Effetto l'idrolisi di questa gaulterina, l'acqua penetra fra la molecola di salicilato di metile, la glicone, e la molecola di zucchero, rompe il legame e quindi rende disponibile alla distillazione questa molecola. Quindi ecco, vedete che il prodotto che io ho in mano non coincide perfettamente con quello che c'è nella pianta. E quindi anche questa è una descrizione molto utile, ma non un'ottima definizione. Alla fine, la definizione migliore che abbiamo cioè una definizione che costruisce un confine perfetto che separa ciò che è olio essenziale da ciò che non è olio essenziale, è una definizione di tipo procedurale, ovvero quella che dice: è olio essenziale tutto ciò che si ottiene attraverso certi specifici processi produttivi, in particolare la distillazione in corrente di vapore e, soltanto per le bucce degli agrumi, la spremitura a freddo, o meglio la manipolazione meccanica a freddo delle bucce. Questi sono gli unici due metodi produttivi che mi permettono di dire che il risultato è un olio essenziale. Tutto il resto non è un olio essenziale. Quindi un estratto a CO2 supercritica è un ottimo prodotto, sicuramente in molti casi superiore dal punto di vista organolettico di un olio essenziale, ma non è un olio essenziale, è per l'appunto un estratto in cui il solvente è la CO2 in fase supercritica. Una assoluta è un ottimo prodotto per la profumeria, sicuramente inarrivabile, con un bouquet superiore a quello degli oli essenziali. Basta che noi annusiamo l'assoluta di una rosa e la compariamo con un olio essenziale di rosa per accorgerci della grande differenza. Ma di nuovo, questo non è un olio essenziale, è un estratto. E quindi, per finire, cercherei di chiarire perché è importante ricordarsi che gli oli essenziali non sono degli estratti, sono dei distillati, ma non degli estratti. Quindi questo, che la mia tisana che mi preparo, è un estratto, o questa boccettina contenente una tintura idroalcolica di propoli è un resinoide, in realtà non è neanche un estratto, ma facciamo finta, se fosse una tintura idroalcolica, per esempio di calendula, sarebbe un estratto di calendula. Ecco,
Ma questo olio essenziale qua è un distillato. Qual è la differenza fondamentale? La differenza è che quando io parlo di un estratto, ci deve sempre essere un solvente. E la presenza di un solvente caratterizza la composizione chimica dell'estratto finale. Quindi, se io ho una tisana, avrò come solvente l'acqua e il risultato di questa estrazione sarà un estratto con quelle molecole che sono solubili in acqua. Mentre se uso un estratto idroalcolico, il solvente è acqua ed etanolo, io estrarrò una range differente di molecole. Tanto che se io prendo la stessa pianta, la calendula, e la estraggo in infuso oppure la estraggo facendo un olio lito, entrambi sono degli estratti, uno che utilizza acqua e l'altro che utilizza olio, i due risultati sono radicalmente diversi perché nel primo caso avrò una composizione chimica della mia infusione di calendula particolarmente ricca di flavonoidi, i pigmenti arancioni che vedete nel fiore di calendula, mentre se faccio un olio lito di calendula otterrò una frazione molto molto minore di questi pigmenti, ma otterrò soprattutto delle resine e altri composti che sono molto solubili nei grassi e nei lipidi. Quindi, quando parlo di un estratto, non è mai sufficiente dire estratto di, dovrò sempre specificare che solvente ho utilizzato. Mentre nel caso di un olio essenziale, se io dico olio essenziale di lavanda, quello sempre sarà olio essenziale di lavanda, naturalmente al netto delle differenze all'origine, quindi se le piante di lavanda provengono dalla montagna o dalla pianura ci sarà una differenza di composizione chimica, ma se io distillo la stessa lavanda ottengo sempre lo stesso olio essenziale. Non ho bisogno di parlare di solventi perché nella distillazione non ci sono solventi. L'acqua che entra nel processo di distillazione è in questo caso semplicemente un vettore energetico, mi serve per trasferire energia dalla fonte originaria di calore, il mio bruciatore o la mia resistenza elettrica, portarla ai tessuti vegetali per romperli, per volatilizzare gli oli essenziali e per quindi per ottenerli per distillazione. Ecco, quindi questa differenza non è puramente accademica, ma ci dice qualcosa sulla natura del prodotto finale che noi abbiamo. Grazie per l'attenzione.